Per le iniziative della festa grande del 20 giugno al Circolo Ponte Doddi, Cesare Barbanera e Vanni Capoccia organizzano un incontro per parlare di Ilario Castagner. Ilario Castagner, una brava persona. A parlarne sono tre persone che lo hanno conosciuto bene. Franco Vannini, che è stato l'anima di quel Perugia, Roberto Volpi, che è stato per 15 anni giornalista sportivo, e una testimonianza irrinunciabile del giornalismo perugino come Mimmi Mazzetti. E Ilario Castagner è raccontato in diversi modi, con le curiosità sportive, con le storie legate alle partite. E chi meglio di Franco Vannini può raccontare come era Ilario Castagner, che era non solo l'allenatore ma anche un compagno di vita, una persona che condivideva la vita con i suoi giocatori e con Franco Vannini. Ecco, al Circolo Ponte Doddi nasce questa cosa per ricordare un grande del calcio della nostra Perugia. Nasce questo modo di raccontare Ilario Castagner con mille aneddoti che, se uno pensa quante volte potrebbe decidere di scrivere un libro, ci verrebbe fuori una sorta di enciclopedia. Ma è ricordare proprio Castagner per la sua capacità di essere un giocatore, di essere un allenatore, di essere un motivatore, di saper creare il gruppo che è vincente, il gruppo che si sacrifica per i compagni, che non smette di sacrificarsi per i compagni, dice Franco Vannini. E poi l'avventura a Vienna per la prima partita di Mitropa Cup, con i giocatori che pensavano e ritenevano quella partita come fosse un premio, e partirono tutti con le mogli e con i figli a carico. O come fu la prima volta che si giocò in Serie A con Mimmi Mazzetti, che racconta quel gol fatto in 14 secondi dal calcio d'inizio del Perugia. Mille storie, mille occasioni e mille pensieri per ricordare Ilario Castagner, una brava persona. Come ricordi e come pensieri che Franco Vannini tira fuori senza fermarsi, come quella volta che si era tutti pronti per festeggiare la vittoria in Serie A, ultima partita con il Novara, con Franco Vannini costretto a non poter partecipare ai festeggiamenti, a quella grande festa irripetibile, unica, e non potervi partecipare. Ma sono infinite le occasioni per ricordare Ilario Castagner, infiniti gli aneddoti, le situazioni, gli episodi che Roberto Volpi, Mimmi Mazzetti e Franco Vannini hanno saputo regalare al pubblico presente per ricordare Ilario Castagner. Ma la storia di Novara ce la facciamo raccontare direttamente da Franco Vannini. Ma era successo che purtroppo a mezz'ora prima della partita, già ero spogliato per giocare, c'erano ancora i festeggiamenti al campo di Santa Giuliana, mi è arrivato un febbrone da cavallo, molto probabilmente derivante da una tonsillite, siccome il giorno prima in albergo per festeggiare avevamo fatto il bagno in piscina e tutto, molto probabilmente ho preso del freddo e il giorno dopo è scoppiata questa tonsillite che non mi ha permesso di festeggiare questo campionato. Quindi tra questa delusione e la delusione dell'infortunio che non ha permesso di chiudere bene il campionato dell'imbattibilità o di poter vincere anche lo scudetto, sono le due cose che purtroppo non mi hanno premiato nella mia carriera, anche se mi ritengo un giocatore fortunato per quello che poi ho fatto. Sì, però sei stato il primo a segnare un gol in Serie A, il primo a dare la prima vittoria al Perugia in Serie A, insomma, senza contare poi il gol a Torino, via.
Beh, questi sono i motivi per cui Perugia mi ama, per cui i tifosi mi amano, io sono grato a loro proprio con tutto il cuore, ho il piacere di averli fatti godere con queste due cose, la vittoria, la prima vittoria con la Lazio e il gol a Torino che penso abbia dato grande soddisfazione alla tifoseria.